Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo appuntamento con la nostra Master League, signori, episodio numero 16 con la nostra Roma che piano piano sta risalendo la classifica. Veniamo da una bella vittoria contro l'Ajax e che ci ha portato tanti bei punticini, signori, tanti bei punticini che oggi andremo finalmente a spendere, cosa che non siamo riusciti a fare nel video di ieri, signori, ma oggi ci andremo a prendere il pupone, signori, 36 punti, Totti ne vale 32. E diciamo che è un buon acquisto, dai, attacco 17. Non è forse il campione del mondo, il migliore, però signori, come MA, secondo me ci sta. Ci sarebbe qualcuno che è un pochino migliore. Zidane è più pronto. Nel Portogallo, MA c'è Rui Costa. Rui Costa quanto è? 18. Rui Costa forse sarebbe qualche puntino in più. Ce li spenderemmo tutti, signori, ma la Roma non è niente senza Totti, signori, e Totti non è niente senza la Roma. Quindi andiamo a comprare Totti, lo andiamo a mettere le statistiche a confronto con Miranda. Secondo me, cioè, andiamo a guadagnare, signori. Andiamo a guadagnare un punticino, niente di particolare, però qualcosina l'andiamo a guadagnare. Non lo venderemo al posto di Miranda, ma lo andremo a prendere al posto di qualcuno che non vedrà mai il campo, tipo Boucher, signori, che è un esterno. Sinceramente, non ci serve più tante delle statistiche terribili. Quindi, fuori Boucher, dentro Totti, signori. E l'acquisto l'abbiamo fatto. L'acquisto l'abbiamo fatto. Andiamo a dare la numero 10 al Pupone, signori. Il Pupone si becca la numero 10 di Miranda e siamo tutti contenti. Detto questo, signori, io, piccola parentesi, vi avevo detto che volevo dei suggerimenti per quanto riguarda i giocatori da comprare con questi punti, ma per motivi tecnici e tempistici sto registrando questo episodio prima dell'episodio di venerdì, quindi questo è uno sfizio che mi sono levato io. Però voi nei commenti iniziate a darmi dei suggerimenti sui vari eventuali giocatori da comprare o in quale ruolo andarli a prendere e vediamo un attimino i prossimi soldi di spenderli su un giocatore che vi ispira a voi, signori. Forse il prossimo acquisto dovrebbe essere un attaccante, signori. Qualcuno mi piacerebbe tanto Ronaldo, ma ho visto che costa 50 crediti, non ci arriveremo mai a prenderlo uno come Ronaldo, però mai dire mai. Allora, intanto sistemiamo la formazione, che come al solito, signori, vado a dare il 4-4-2 con 4-4-2 diamante. Andiamo a cambiare i vari giocatori. Cellini non è proprio giù di morale, però preferisco Vorlanger che è più alto. Totti già è titolare ed è così così, non è molto ispirato. Leviamo Espimas e mettiamo dentro il buon Babangida, che è giù di morale, ma quando Babangida è giù di morale dà sempre il meglio di sé. Bolatta è giù di morale. Vediamo se abbiamo un attaccante buono. Dai, facciamo giocare Njord, che fa palesemente paura. Ha delle statistiche molto peggiori, però è su di morale. Vediamo. Intanto facciamo partire lui e poi eventualmente secondo tempo facciamo il cambio. Giochiamo contro il Parma, signori. Scontro diretto se vogliamo continuare a sognare nella promozione. Una promozione isperata a inizio serie, che per ora potrebbe diventare reale, signori. Se ci portiamo a casa la vittoria oggi contro il Parma, che abbiamo leggermente superato in classifica, no, siamo a pari punti, siamo a pari punti in classifica. E dove cazzo sta andando? Oh, zio, la porta è dall'altro lato, zio, non te la vorrei dire, ma la nostra porta è dall'altro lato. Porca miseria, va bene col gioco di squadra, però. Ricordiamo il commento di Charlie che mi ha suggerito di far più gioco di squadra, quindi non dare solo palla a Babangida e correre, ma più gioco di squadra. Contro l'Ajax ha funzionato. Vediamo se riusciremo a ripeterci anche contro il Parma. Totti, intanto è partito. Totti, 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 Totti,
si è fatto anticipare, che pirla. Pirla si può dire, sì? Sì. No, mamma mia, Dušić. Dušić è andato a funghi, Dušić è andato a funghi. Attenzione, senza fallo, senza fallo, senza fallo. Mamma mia. Bravo Njord, che però non riesce a passarlo al compagno giusto. E dai così, dov'è Babangida? Ah, quando mi servono gli scatti di Babangida non c'è mai, signori. Se ne va sempre al bar quando mi servono i suoi scatti. Dai così, dai, con calma. No, porca miseria. Stamattina facendo prendere dall'emozione. No, Valerie, il prossimo, signori, che prende il treno per qualche altra squadra. Uno dei prossimi che salterà, signori, sarà Valerie. Quindi, ok, l'attaccante, che forse ci conviene comprarlo, un attaccante buono, uno veloce soprattutto. Ma anche Valerie, diciamo, non avrà vita lunga. Attenzione, pallone a Babangida. Pallone a Babangida, pallone a Babangida, che parte lui, signori, parte lui.
È partito Bob Mengida, signori, è partito Bob Mengida. Io so che queste azioni non vi divertono più di tanto, però ogni tanto me lo dovete concedere, signori. Il buon Bamba, signori. No, mannaggia, che cazzo ci faceva il Bogossian lì? Vabbè, effettivamente. No! Va bene, buon il recupero. Totti finora non ha strusciato un pallone. Oh, eccolo qua, il buon Francesco. Francesco, che è stato compagno per dettare le tempistiche di gioco. Buone passaggi in profondità. Fosse stato un po' più veloce, Njord. Magari ora staremo 1-0 per noi. Attenzione, attenzione. Mannaggia. Stiamo giocando, signori. Stiamo giocando con. No, 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 è fuori. Meno male, mamma mia. Buco difensivo, meno male che Ivanov è uscito subito. Crespo non se l'aspettava e non ha piazzato bene il tiro. Attenzione ancora, Babangida subito chiuso. Attenzione, parla per Vorlangen che non ha i piedi però. Li hanno montati al contrario, signori. No, ma perché sti buchi difensivi? Ivanov, te ne devi andare in porta, Ivanov mio! Mamma mia. Allora, finora con le azioni è stato meglio decisamente il Parma. Quindi Parma più concentrato sull'obiettivo, quello di segnare. Noi siamo stati un pochino così a guardare le fragole praticamente. Attenzione però, Babangida non ci sta, Babangida non ci sta, calcio d'angolo. Buono, buono, buono. Babangida per Totti che si gira. Il pupone cerca l'angolo. Mannaggia. 1-2 del pupone di Babangida. Uomini che devono dare una scossa a questo Totti, 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 vediamo se riuscirà a dare nuovamente le tempistiche di gioco. Ci prova Totti! Non ci ho creduto, non ci ho creduto, mannaggia di una miseria, non ci ho creduto, ho sbagliato. Dai, dai, levagliela, ma non così, ma non così. Siamo al 30° del primo tempo, siamo fermi sullo 0-0, signori. Attenzione, Totti, 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 Totti si allarga, Totti si allarga. Totti si allarga, vede il Bamba, vede il Bamba che però. Mamma mia. Ah, Bamba mio. Ma no, esce Ivanov, va bene. 33esimo, 33esimo, siamo ancora fermi sullo 0-0, signori. Risultato che non ci serve a nulla a noi e neanche al Parma, penso, perché essendo a metà classifica entrambe, non è un risultato. Bocosti, attenzione. No, Babangida buttato giù. Buttato giù, chi la batte? Batte Cecil. Boh, che te devo dire? Butta dal centro. Vediamo se magari c'è lo stacco di testa di qualcuno. Vediamo se sul rimpallo. Niente, manco sul rimpallo riusciamo a essere primi. E dai, porca miseria. Calma, 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 calma. Non ti fa superare, non ti fa superare. Tanto la passa a lui. Tanto lo sapevamo che la passava a lui. Lo sapevamo, sei più veloce. Sei più veloce, Ximenes, ma ti ha battuto pesantemente. Ivanov, va bene. Calma e sangue. 38esimo, signori. 38esimo, la partita non si schioda da questo 0-0. 0-0 che non serve a nessuno, ribadiamo, né a noi né a loro. Babangida, 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 cerca il cross. Quindi Castello dormiva. Attenzione, Totti, 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 Totti,
Perché riescono a essere più veloci nei movimenti di corpo? Calma, 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 calma. Mannaggia. Forse la dovevo tirare subito. La dovevo tirare subito. La verità è questa, che dovevo tirarla subito. Ancora parla per Babangida, che decide di partire lui. Babangida, 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 Babangida. Babangida, non lo segue nessuno. Babangida, Babangida, Babangida ci prova. Avessimo trovato il gol dell'1-0 ora, era importantissimo, signori. Fine primo tempo. Ancora Babangida, attenzione, ultima azione. Ultima azione, signori. Babangida, Babangida, Babangida ci prova. Babangida, Babangida. Calcio d'angolo, fammelo battere. Me lo fai battere, me lo fai battere. Sì, me lo fa battere, signori. Attenzione, Babangida per Totti, fallaccio su Totti da dietro. La Roma, il Parma c'ha paura. Parte il cross leggero al centro. Ci stavamo arrivando, ma yala di una miseria. Era buona, era buona. E va bene. 0-0 la fine del primo tempo, signori. Che possiamo fare? Che possiamo fare? Che possiamo fare? Njorg è molto stanco. Però la squadra è messa bene. Niente, per ora non facciamo niente, signori. Vediamo poi dopo eventualmente a far uscire Njorg per Bolatta, anche se Bolatta non è al 100%, però quantomeno vediamo se riusciamo a ottenere qualche azione in più. Qualche azione più pericolosa, più che altro. Oh, qualcuno lo ferma questo? No, no, ma porca miseria, ma porca.
Iorga, Iorga per Babangida, 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 parte lui sulla fascia, Babangida, Babangida, vuole la superiorità numerica, Babangida, 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 no! Mezz'ora di corsa con Babangida e poi vogliamo fare qualcosa di diverso? La sbagliamo precisamente, è impressionante, vogliamo fare qualcosa di diverso? Ci riesci a farti arrivare sta palla? No, okay. Babangida riparte, Babangida riparte, niente, signore, non riusciamo a fare due passaggi in croce, in due passaggi di fila, non ci riusciamo a farli. Mamma mia, mamma mia. A chi? Aperta per chi? Aperta per Njorg, che però Njorg non dovrebbe stare lì, attenzione, ancora, apertura, Babangida, palla per Babangida che però si ferma, decide di non andare sulla fascia, decide per andare per vie centrali, Babangida vede Totti, 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 Totti si gira, Totti ci prova. Pallone fuori, buona l'azione di Totti, ha tenuto fisicamente Gotturam che poi l'ha steso. Pallone ancora, il Parma costruisce, il Parma costruisce, attenzione, attenzione a questo passaggio in profondità, palla sulla fascia, riesce il traversone. Se la palla arrivava da Amoruso era gol, era vantaggio per il Parma, signori, se la palla arrivava da Amoruso era vantaggio per il Parma. Babangida, Babangida, Babangida ha fintato di andare verso l'interno e poi invece si è andato verso l'esterno e va bene, l'abbiamo steso e va bene, e va bene. Punizione per Vanoni, Vanoni, palla crossata, palla al limite dell'aria. Attenzione! Amoruso, se non sbaglio, ci ha provato Amoruso, signori, sì. Ci ha provato Amoruso. La palla arriva a Babangida che cerca Totti, 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 vede il movimento di Babangida, buono l'1-2 fra questi due, buono l'1-2 fra questi due signori, Babangida, Babangida, la stavo passando, la stavo per passare, non so a chi, non so a chi, ma la stavo per passare signori. Oh, attenzione ancora, Iorga, Iorga, Iorga per Babangida che decide di andare per vie centrali, l'allarga per Niorga che non dovrebbe stare lì ma guadagna una punizione. Parte la palestra al centro, no! Njorg! Ha sbagliato di pochissimo, porca miseria, al 21esimo. Parma-Roma ancora ferme sullo 0-0. Attenzione, ancora, attenzione però al Parma che ora potrebbe costruire qualcosa di interessante, ma Dušić ferma tutto. Dušić per Babangida, parte Babangida, parte Babangida per Totti, 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 Totti per Njorg. Attenzione, ancora e dai però, ma porca miseria, un pallone che recuperiamo, uno lo perdiamo, mannaggia. Calcio d'angolo, il 25esimo. Fermi tutti, fatemi fare una cosa, fatemi fare una cosa. Bravo Njorg, ma cambiamo giocatore, signori. Fuori Njorg che non ce la fa più, anche Babangida non ce la fa più. Però mettiamo dentro Bolatta. Diamo fiducia a Huygens e spostiamo Babangida al posto di Ximenes su questa fascia. Babangida non ce la fa più, signori, però va bene, però ci serve ancora. Ho levato un saltatore di testa proprio sul calcio d'angolo, sono proprio un genio. Sono un genio del male, signori, sono proprio un genio del male. Attenzione. Abbiamo Babangida su questa fascia di qua, ma porca miseria. No, 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 mamma mia che salvataggi, mamma mia che salvataggi signori, mamma mia che salvataggi. Pallone a Babangida, Babangida che guadagna una rimessa laterale, bravo Bamba. Mamma mia signori, siamo stati no fortunati, di più siamo stati. Babangida, 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 parte su quella fascia signori. Attenzione il Bamba, il Bamba, il Bamba è partito, il Bamba è partito, il Bamba è partito, il Bamba è partito, la crossa. Pallone messo lì che non ci arriva nessuno, Verlangen, neanche lui riesce a spizzarla giusto di testa. Attenzione! Non lo so, vogliono fare tutto loro, ma porca miseria, cazzarola, questi passano di testa, riescono a farsi i passaggi di prima di testa, ma porca miseria. Ah, 33esimo, 33esimo, pallone, punizione per il Parma, calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Parma, ancora Ortega. Ortega contro Totti, no, sì, Ortega contro Totti. Ortega al calcio d'angolo, vediamo se riusciamo a recuperare sta pallone. Non ci riusciamo a recuperare sta pallone. Il Parma fa quello che vuole. Il Parma fa quello che vuole, signori. Tiro Ivanov la para al 35esimo. Ancora, ancora c'è speranza per trovare il gol del vantaggio.
C'è ancora speranza per trovare il gol del vantaggio. Papanchida si fa anticipare, ma porca Valeri dorme in una maniera impressionante, però va bene. Ma no, vabbè, signori, no, vabbè, dai però, quello, il mio difensore. Attenzione, palla a Totti, che parte in contropiede. Totti. Dai, recupera sto pallone, ma porca miseria. Vai Valeri, ok. Al 40esimo, siamo solo. No, vabbè, dai, ma non ci posso credere, ma non è possibile. Cioè, non riusciamo a fare due passaggi di fila, ma stiamo scherzando, dai. Attenzione, attenzione, Iorga. Cerca sulla faccia Ximenes, che non si sa chi volesse passare, signore. Normalmente il pallone arriva al Parma. Ora, mi dite voi se è possibile fare Verlangen per Castello. Decide di allargarsi lui. Castello. Raggiunge il fondo. Castello alla grossa volata. Non è abbastanza alto per. Nei minuti di recupero. Minuti di recupero, signore. Minuti di recupero. Attenzione, No. Calcio d'angolo tra Parma e Roma. Siamo fermi sullo 0-0. Minuti di recupero. Pallone dentro. Ancora il Parma. Attenzione. Non si sa bene a chi la palla. La Roma cerca di costruire qualcosa. Attenzione, Totti finisce qui, signori. 0-0 fra Parma e Roma. Un 0-0-0 un po' così, non ci serve molto per smuovere la classifica, però va bene, lo accettiamo. Firenze 3, Ajax 0, la Fiorentina ha vinto e perdiamo punti importanti per la rincorsa al secondo posto, signori. Prendiamo solo due punticini, vediamo un attimo la classifica, adesso vede Parma e Roma 21 punti, West Ham 25, Fiorentina 27. Arsenal 28, signori. Abbiamo perso una buona chance. Abbiamo perso una buona chance, però va bene. Abbiamo 6 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. Sono quelle che pesano tanto. Le 7 sconfitte iniziali, però siamo lì, signori. Siamo a 7 punti dall'Arsenal. Possiamo ancora giocarci. Abbiamo ancora gli scontri diretti. Certo, non siamo riusciti a sfondare contro il Parma, però va bene, signori, ci riusciremo, ci proveremo. Detto questo, signori, io vi ringrazio per questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!